Il lavoro è nato per caso, nel senso che 3 anni e mezzo fa, cioè ormai quasi 4, ero a Parigi in un museo del Settecento, un luogo molto, molto carico di atmosfera che si chiama il Museo Cognacq-Jay. Faccio una foto dentro una sala completamente rivestita di boiserie scura e con alle pareti appesi dei ritratti di dame del Settecento, faccio uno scatto fotografico e quando faccio il primo scatto non mi accorgo che nell'angolo c'è un guardiano assopito con il colore della pelle dello stesso colore della boiserie, quindi assolutamente mimetizzato, invisibile, poi la stanza era anche debolmente illuminata. Faccio il primo scatto e mi accorgo che qualche cosa si muove, automaticamente faccio il secondo scatto. E quando guardo la fotografia mi accorgo che nell'angolo ci sono due occhi che dal buio mi guardano. Ed è stato come un tuono e un fulmine contro il pianeta e mi sono accorto che c'era un essere umano vivo nell'angolo dello spazio e quindi nell'angolo della fotografia. Ed è avuto proprio l'effetto della rivelazione, come in una scatola scura che si rivela. La luce, poi era la luce degli occhi di questa persona e mi hanno mostrato che c'era un mondo palpabile, pieno di emozioni, pieno di emozioni perché lui, che probabilmente era assopito e non aveva sentito che entravo nella stanza, si è spaventato al primo scatto, quindi ha girato, lo sguardo tra lo spaventato e l'aggressivo, come un animale nella foresta. Ecco, è stato meraviglioso. Perché guardiani, a qualcuno può fare impressione perché guardiani fa pensare alle guardie, guardie, ladri, no, invece per me è un termine meraviglioso, almeno questa è l'accezione che gli ho sempre voluto dare, guardiani con la G maiuscola, guardiani come sacerdoti che nell'antica Grecia avevano i loro piccoli tempietti che al mattino aprivano e alla sera chiudevano ed erano sacerdoti, erano anche guardiani. Quindi erano difensori, guardiani proprio come difensori e come coloro che detengono le chiavi, i veri proprietari. E in effetti poi quando li vedi e poi quando li fotografi ti accorgi che, beh, questo è banale, sono gli abitanti, sono i veri padroni di casa, sono gli abitanti, sono coloro che sentono il luogo. Ma assolutamente, sì, sono loro, sono protettori perché si sentono da loro. Si sentono a casa loro e ci sono dei. Ma molto spesso, quando io li intervistavo prima di fare le fotografie, mi parlavano del luogo con più intensità che se parlassero di casa loro. No, dal punto di vista poliziesco, no. No, direi assolutamente no. Sì, loro sono più preoccupati che i visitatori facciano dei danni, soprattutto le scolaresti, i ragazzini. Sono preoccupati di quello, ma che uno po li porti via, no, è una cosa che non, francamente non si percepisce. Oppure, come spesso succede nei musei, laddove c'è il divieto di fare delle fotografie, allora loro passano il tempo a dire no, per favore, no, foto. Eccetera, eccetera, che ecco che per loro è anche abbastanza avvilente perché adesso che esistono i telefonini che fanno le fotografie, loro passano il tempo e devo dire diventano anche piuttosto cerberi perché poi tutti cercano di fare furbi e di fare le foto di nascosto e loro, che ormai la sanno lunghissima, sono lì invisibili che li beccano subito. Che ho iniziato a fare queste fotografie non sapendo che poi che cosa ne avrei fatto, mi sono accorto così casualmente, diciamolo, di questa vita dentro luoghi della memoria, ecco, quindi già un tema a sorpresa, anzi per me sorprendente. E quindi non essendo ancora diventato un progetto, all'inizio ho fatto le fotografie, diciamo così, rubandole. Quindi senza avvisarli, anzi mi piaceva proprio il fatto di fotografarli come se fosse una mosca invisibile, quindi prenderli proprio nella loro naturalezza.
Infatti quelle foto, tutta quella serie di foto che è anche abbastanza lunghe, hanno una freschezza che poi perderanno per acquisire delle altre cose, però poi perderanno. E mi piace che nella mostra ci sono tutte e due, abbastanza riconoscibili le prime, quelle della naturalezza, ma questo era inevitabile, anche se poi una volta invece nella seconda serie, in cui anche per motivi di liberatorie ho dovuto chiedergli permesso quindi metterli a corrente del progetto, loro hanno perso un po' di naturalezza, anche se io gli ho sempre chiesto di fare come se io non ci fossi, sempre fotografato da solo, senza l'utilizzo di luci, accessori che facevano diventare tutto un set. Anzi, in genere gli chiedevo di stare dove stavano di solito, dove di solito si sentivano più a loro agio. Quindi questo, già con questa domanda comunque tendevo a mettere in una condizione di naturalezza da una parte e dall'altra parte di andare a scegliere il luogo per loro elettivo, quello in cui si sentissero più a loro agio, quasi il loro angolo, insomma, diciamo. È un termine decisamente impegnativo, però corrisponde alla realtà, è che c'è una spinta etica, decisamente, quello di voler rendere visibili gli invisibili, possibilmente con la loro approvazione, perché se uno decide di essere invisibile è bene che rimanga tale, ma questo in realtà si è sempre risolto nel momento in cui io gli chiedevo la loro disponibilità a essere fotografati e loro se non volevano non si facevano fotografare, quindi ritornavano nella loro condizione di invisibilità. Questo dell'invisibilità è l'elemento fondante del progetto, perché trovo che voler essere invisibili in un luogo a così alta visibilità sia un paradosso estremo, ed è un paradosso ulteriore quello del museo, che è un luogo che raccoglie la memoria, che raccoglie la memoria collettiva, in cui ci sono delle persone che lavorano e che abitano questi spazi e che sono invisibili al pubblico, in un luogo di massima visibilità, di massima esposizione e di massimo parlato, laddove ciò che è conservato nei musei parla, perché ci parla di memorie che ci hanno preceduto, ci sono queste persone che sono doppiamente mute, mute perché non parlano, e mute perché non sono visibili, non sono avvertibili, non sono percepibili. Quindi trovo che sia un paradosso doloroso, ecco, quindi sicuramente simbolico della modernità, oltretutto, dove chi non accede ai sistemi di visibilità, che poi sono quelli dei media, non esiste. Ecco, quindi trovo che, cioè, per me questo lavoro è stato. O l'ho percepito come un lavoro molto contemporaneo, molto legato a quella che è l'attualità, dove una parte delle persone è disposta a tutto pur di conquistare i famosi 5 minuti di celebrità, disposti a tutto e anche oltre, e invece dall'altra parte ci sono delle persone che sono veramente l'opposto, che sono invisibili anche nel momento in cui sono visibili fisicamente. E trovo tutto abbastanza intollerabile. Tollerabile per me, insomma, non trovo che sia una deriva orribile. Beh, assolutamente, quello, ecco, quello che tanto ho verificato facendo fotografie in musei geograficamente così lontani, perché Rio de Janeiro, San Pietroburgo, Londra e Napoli, poi alla fine le persone sono comunque. Le persone alla fine sono comunque sempre esseri umani e anzi, maggior ragione, ne percepisci con evidenza la somiglianza in quelli che sono i bisogni primari. Quello che mi ha colpito molto invece sono le persone, diciamo così, mentalmente più fragili. Trovandole nei musei, perché
poi in tutte le città li ho trovati, ne ho percepito una fragilità ulteriore, perché trovandosi in un luogo che loro consideravano la loro casa, erano più disarmati del solito, quindi più fragili, letteralmente come quando gli animali si sdraiano sulla schiena e mostrano la pancia, quindi assolutamente indifesi. E devo dire che questi sono stati incontri toccanti, proprio. Era veramente difficile rimanere impassibile insomma, e continuare a fare questo lavoro di fotografie che facevo. L'incontro che mi è piaciuto di più, ecco, con queste persone fragili è stato in un museo del nord Italia, dove c'era questo giovane ragazzo che da piccolo si era fatto male, quindi era rimasto in una condizione quasi infantile. In realtà era qualche cosa di più, quindi era un adulto, però con delle fragilità di tipo infantile. E lui era contentissimo che fossi lì a fargli le foto. Ed era talmente contento che a un certo momento gli ho chiesto di mettersi nell'angolo di una stanza. E il caso vuole che sulle pareti di questa stanza fosse disegnato a trompe-l'œil un tendaggio che si apre come se fosse e si parla di un teatro, e lui si è messo lì all'apertura di questo sipario e, senza che io gli dicessi niente, si è messo a cantare. Ma si è messo a cantare quasi come se fosse un personaggio di teatro, perché si è messo a cantare alzando anche lievemente le braccia verso l'alto, e io mi sono messo a fotografarlo. È stato fantastico. Il problema c'era, io ho sempre cercato di muovermi nella maniera più felpata e più naturale possibile, appunto non portandomi luci che trasformassero il luogo in un set di rappresentazione, ma neanche assistenti, proprio io come loro, io uguale a loro. C'era soltanto tra di noi una piccola macchina fotografica, un cavalletto, e proprio per non dare questo, per non portare alla luce una condizione di violazione, gli chiedevo di fare come se io non ci fossi, di comportarsi come si comportavano tutti i giorni di fronte al pubblico che gli passa davanti, ecco, quindi di comportarsi con me come se fossi uno del pubblico, e quindi io non gli ho mai fatto richieste che snaturassero la loro persona. Non mi è mai interessato rappresentare qualche cosa a partire da una tesi precostituita. Comunque i musei sono delle scatole, anche se non sono delle scatole minimalista, senza niente, completamente vuote, ma anzi ricoperte di memoria, e comunque sono dei contenitori dove attraverso le finestre si percepisce che la vita vera è lì fuori che scorre. Invece nei musei è tutto molto felpato, molto silenzioso, con queste opere che parlano, con queste figure che sono invisibili, quindi insomma ci si percepisce come ci sono tanti motivi che si attraversano, che cozzano, rimbalzano, ritornano. Le cose che posso raccontare sono tante, e mi piace anche molto raccontarle, perché alcune, insomma, ci sono alcune cose che nella fotografia non si vedono, quella che è la storia di quella persona, anche se alcune cose si possono cogliere nella posa o nell'angolo che sono andati a scegliersi nel momento in cui gli chiedevo di porsi nel loro luogo per loro naturale. Poi però quello che assolutamente esce con grande prepotenza nel momento in cui io gli parlavo prima di effettuare lo scatto fotografico sono le loro storie personali, che sono
che sono magnifiche come le storie personali di tutte, perché tutti poi, se andiamo a raccontare la nostra storia, tutti abbiamo da raccontare un romanzo meraviglioso. Poi in alcuni casi ci sono dei romanzi di vita vera che sono più drammatici. Per esempio ce n'è una che è quella che mi colpisce anche ogni volta che la racconto non riesco a rimanere indifferente, ed è una delle prime persone che ho fotografato al Museo Carnavalè. E io ho fotografato questa persona in una stanza con la tappezzeria rossa. Lui è vicino a una finestra da cui entra una luce invernale molto, molto, molto violenta. E lui è seduto e mi guarda, è lui che osserva me, convinto che io osservi il resto. In realtà io osservavo lui. E lui, questa fotografia è assolutamente rilassato, ma con un'espressione profondamente drammatica, resa ancora più drammatica dal fatto che il sole invernale batte sul pavimento e gli rimbalza sul viso da sotto, quindi dandogli quella classica luce da luce della ribalta del teatro. Quindi ha un'espressione oltretutto teatrale senza volerlo essere. E la cosa incredibile è che lui sembra, visivamente sembra, assomiglia incredibilmente al ritratto di un famoso drammaturgo francese morto in manicomio che si chiama Antonin Artaud. È uguale, quindi con un viso profondamente segnato. E questa immagine mi è sempre venuta dietro in questi anni in cui ho fatto le fotografie dei musei, perché tutte le volte che la guardo mi sono sempre detto: sembra che questa persona al mattino prima di chiudere la casa per poi andare a lavorare al museo, sembra che lui abbia ucciso la madre, che abbia compiuto un delitto, forse anche quello raccontato da Dostoevskij. E poi è andato in questo luogo a chiudersi, a proteggersi. E poi questa persona non l'ho più vista, non l'ho più vista per i mesi successivi. Poi sono tornato a Carnavalè dopo un anno per fare delle altre fotografie, questa volta con l'autorizzazione del museo, e quindi consultando tutte le persone per avere la loro autorizzazione, ma lui non c'era. E finalmente 6 mesi fa sono tornato per la terza volta in questo museo e lui finalmente c'era. Io ero assolutamente contento perché così potevo chiedergli la liberatoria, e ci siamo messi a chiacchierare, lui molto, molto gentile, molto, molto dolce anche. Io gli chiedo in maniera un po' sciocca se si fosse sentito da solo ad andare in bicicletta, perché mi sono immedesimato in lui, domanda un po' sciocca perché i guardiani dei musei sono da soli. E lui, che appunto per un anno e mezzo aveva pedalato in giro per il mondo, mi dice con un sorriso che non aveva avuto sino ad allora, un sorriso che, come si dice, gli arriva sino alle orecchie, e mi dice: ma no, assolutamente, assolutamente no, è stato magnifico. Io quando entravo nei piccoli villaggi africani, entravo sì da solo in bicicletta, ma poi nel villaggio facevano tutti a gara per ospitarmi a cena, per dormire. E mi facevano una grande festa. E poi al mattino, quando io da solo riprendevo la mia bicicletta, tutto il villaggio di 300-400 persone mi accompagnava per un tratto fuori dal villaggio cantando e ballando. Era una cosa magnifica. E devo dire che questo mi ha assolutamente, questa rivelazione di felicità sua mi ha profondamente colpito, perché mi sono chiesto, e non ho osato chiedergli, che cosa l'avesse portato dopo un'esperienza così intensa di comunione con le persone, diciamo così, che cosa l'avesse portato a ritirarsi in un museo, quando di solito ci si aspetta che una persona, dopo aver passato una parte della sua vita lavorativa in una scatola, in una stanza, a un certo momento decida di mandare tutto all'aria, di salire su una bicicletta e di fare il giro del mondo. Lui l'ha fatto prima. Ecco, questo lo trovo
Lo trovo profondamente drammatico, però evidentemente è un ulteriore elemento rivelatore di come, nei confronti dell'insostenibilità del mondo, andare a nascondersi, in un luogo sia poi evidentemente la soluzione che vince. E verrebbe da chiedersi, ma come mai una persona va a nascondersi proprio lì? Ma perché probabilmente il nascondiglio migliore è quello sotto gli occhi di tutti. Perché nei nascondigli invece cosiddetti nascondigli, tra virgolette, poi alla fine c'è qualcuno che ti viene a cercare e che ti viene a tirare per un braccio. Invece così sotto gli occhi di tutti, ma non visti, è il nascondiglio più bello. No, questa è una domanda che mi piace molto, perché io ho affrontato questa ricerca, non vorrei chiamarlo lavoro perché non è stata una ricerca, per condizioni di necessità, ecco, ne avevo speculare a loro, evidentemente, sono andato a cercare loro per cercare me perché in loro vedevo me, ecco, questo è sicuro e infatti non mi è interessato andare a cercare il lato spettacolare o anche nel momento in cui ho fatto la selezione delle foto per il libro e poi la mostra, sono andato volutamente ad evitare le belle foto, diciamo così, le belle foto quelle dove tutto è in equilibrio. Perché non doveva essere la foto a parlare, doveva non essere le persone rappresentate nella foto. Il vero messaggio è di dentro. Assolutamente, assolutamente. Io mi sono sentito, mi sono comportato come un tramite. Infatti una frase che mi è sempre piaciuta e che mi sono sentito rivolgere spesso da parte dei guardiani dei musei è quello di beh, grazie, finalmente qualcuno che si è accorto di noi. Devo dire, però, nel momento in cui me lo sono sentito dire, mi sono anche sempre un po' vergognato. Non c'è stata una reazione immediata di gratificazione o di autogratificazione. Mi sono un po' vergognato, ecco, Invece è arrivati così, proprio come un passeggero normale, come un viandante normale, e presi alla sprovvista, si sono spesso create delle situazioni di intimità, ma come delle aperture improvvise, ecco, uno apre una porta e di colpo poi se ne apre un'altra doppia. E quello, devo dire, è stato molto bello, tant'è che quasi sempre passavo più tempo a parlare con queste persone, poi mi accorgevo che rimaneva poco tempo per fare la fotografia, però era talmente bella la parte precedente ed evidentemente necessaria, non, quindi era necessaria per trovarsi in una condizione di leggerezza. E non di sovrastrutture per dare significati precostituiti a quello che andavo a riprendere fondamentalmente. Quindi, ma assolutamente erano contenti, no? No, allora, chi si trova lì, alcuni vanno lì per nascondersi, altri semplicemente perché è un lavoro come un altro, altri spesso perché per loro è un luogo elettivo, perché amano l'arte, perché gli piace raccontare quello che il pubblico mostra. Io credo che poi alla fine tutti patiscano dalla condizione di invisibilità, quindi quello di tornare in carne e ossa è un argomento che a loro preme, perché altrimenti c'è una negazione che per loro è difficilmente sopportabile. Infatti, se vediamo i guardiani quando hanno ormai raggiunto una certa età, beh, sono delle persone
in grave difficoltà perché questa condizione di invisibilità prolungata, nel momento in cui si percepisce che la vita sta arrivando al termine, beh, diventa qualcosa di letteralmente insostenibile. Infatti, nei musei francesi, che negli anni passati avevano delle condizioni, diciamo così, particolarmente dure nella gestione dei guardiani, ci sono stati numerosi casi di follia, perché una volta i guardiani dei musei, parlo per esempio di Parigi, passavano la vita in una stanza, poi ogni tanto impazzivano, allora li spostavano negli ultimi piani dove c'era meno pubblico, e finché non si sono accorti che era il caso di spostarli e tra le stanze e ogni tot anni di spostarli di museo. Ci sono molte persone che invece per mimetismo, anche involontario, si trasformano anche fisicamente e psicologicamente e diventano uguali al contesto in cui si trovano. Ci sono delle persone che sono uguali alle sculture che sono, che metti a proteggere, diciamo così. Oppure, altri casi invece più dichiarati, per esempio al Carnavalet c'è una guardiana che quando sono andato non ero riuscito a fotografare, allora mi ha chiesto se potevo andare il giorno successivo, io avevo già deciso, le avevo detto che l'avrei fotografata di fianco a due pannelli del Settecento che rappresentavano delle cineserie, e lei il mattino dopo si è presentata con una giacca rossa come da copione del museo, diciamo così, però è una giacca rossa che lei si è fatta fare appositamente in forme cinesi, quindi con delle asole particolari, e lei si è presentata come una donna cinese, e ovviamente l'ho fotografato, come insomma, lei lo sapeva, in mezzo a questi due pannelli, ed era proprio la padrona di casa che apre i battenti della sua casa cinese. Un'altra storia che mi piace molto raccontare, anche se in parte è immaginata, ma questo mi piace ulteriormente, è al Musée d'Art Moderne della Ville de Paris, quindi un museo di arte moderna, incontro una guardiana di colore del Camerun, ma probabilmente già dalla. Anzi, sicuramente già della seconda generazione, perché parla un francese perfetto, molto, e anzi, proprio come le donne francesi sono di solito, anche molto, molto, molto chic, molto, molto piacevole, assolutamente non sopraderica. Una persona normale, ecco, proprio come una parigina, l'unico dettaglio con una pelle. Con la pelle scura, allora ci mettiamo. Ecco, è importante è la descrizione di lei, sobria, con un filo di rossetto, donna moderna perché indossava dei leggings, una moderna donna parigina. Allora ci mettiamo a chiacchierare prima che io le faccia la foto, e lei mi racconta, mi diceva, lei è italiano, e lei mi fa, ma anch'io sono stata sposata con un italiano, un calabrese. E io, il mio cervello comincia già a pensare a delle combinazioni, e non faccio tempo a fare una domanda che lei subito mi dice, ma però non è durata molto, ci siamo separati. Io non le chiedo il motivo per cui sono separati, ma il racconto che mi sono fatto assolutamente verosimile è che questo emigrante calabrese a Parigi, come tutti gli emigranti, quindi in condizione di fragilità, trova una donna apparentemente del sud più a sud di lui. Solo che sbaglia completamente i calcoli, perché non trova una donna più sottomessa delle donne calabresi che poteva aspettarsi, ma trova una moderna donna parigina. Oltretutto anche una donna di stazza importante, alta, forte. Io mi immagino lui magro e mingherlino. Posso solo averle prese, infatti non è durata. È
Un'altra foto a cui sono particolarmente affezionato perché il caso è intervenuto in maniera prepotente, è questo. Io ero al Victoria and Albert Museum a fare le foto, appunto, ai guardiani in questi interni meravigliosi, e trovo una persona longilinea, abbastanza taciturna, e gli chiedo di fotografarlo, però lui non se la sentiva, quindi io fotografo. Poi i suoi colleghi, lui vede come mi comporto, e a un certo momento mostra la sua disponibilità a essere fotografato. Allora ci spostiamo nella stanza a fianco, dove non avevo ancora fatto nessuna fotografia, dove c'è una scultura di Canova di una donna senza veli, sdraiata, e io gli chiedo di mettersi dietro questa scultura, vicino alla finestra, perché era da lì che arrivava la luce che potesse illuminarlo, e lui, assolutamente in grande professionalità, si mette in posizione da guardiano, di colui che guarda lo spazio come a controllarlo. Io gli faccio la fotografia. E poi, cosa assolutamente sorprendente, dopo avergli fatto la fotografia e dopo averlo salutato, i suoi colleghi mi dicono: ma lo sa che mestiere fa quel guardiano? Perché i guardiani a Londra spesso hanno un secondo lavoro, magari lavorano part-time e quindi hanno un altro lavoro. E il lavoro, in realtà, il lavoro principale di questa persona che ho fotografato, che poi ho deciso di mettere sulla copertina proprio per la sua forza, è quello di essere un pastore anglicano. E l'ho trovato assolutamente straordinario, perché se l'avessi saputo prima che era un pastore anglicano, mai e poi mai gli avrei chiesto di mettersi dietro una donna nuda, anche se di marmo, ma comunque nuda. E lui invece è stato assolutamente spontaneo, e mi piace molto questa cosa, anche perché lui è dietro alla scultura, la guarda, apparentemente senza desiderio. Apparentemente. Rifiuti ne ho avuti, certo. Beh, quelli più comuni sono a Parigi le donne di colore di fede musulmana. Ecco, lì sono rifiuti netti, allora li ho assolutamente rispettati. Ecco, c'è invece un rifiuto che anche quello mi addolora, ma non per non aver fatto la fotografia, perché quello assolutamente non è importante. Ed è avvenuto a Genova, sulla strada Nuovissima si affacciano questi meravigliosi musei che sono Palazzo Rosso e Palazzo Bianco, e in cui ci sono quattro tipi di guardiani: ci sono i guardiani assunti dal comune, i guardiani che arrivano dalle cooperative. Poi ci sono i disabili mentali, o comunque i diversamente abili, e poi in ultimo ci sono i cassaintegrati dell'Italsider. Ecco, sono rimasto molto colpito perché loro mi hanno sistematicamente detto di no nel momento in cui gli chiedevo di fotografarli, perché si vergognavano. E lo vedevo come si muovevano nello spazio, loro erano assolutamente a disagio, perché essendo abituati a lavorare sulle navi, a battere il ferro, a stringere viti di dimensioni colossali, lì si sentivano inutili, senza fare niente. Per loro era intollerabile essere lì, ma era ancora più intollerabile essere fotografati, mostrati mentre si trovavano in un luogo in cui erano stati rovesciati per loro inutilità. Ecco, quello è stato. Persone giovani, oltretutto, abituati a. Lo vedevi anche fisicamente, a non sedersi mai, a non fermarsi certo a contemplare. Ecco, quindi quello è stato un rifiuto denso di significato, anche quello intollerabile, intollerabile come condizione, perché il rifiuto ovviamente lo comprendevo benissimo, e mi dispiaceva per loro, certo. Sì, assolutamente, sì, io
documentarista cerca, poi ovviamente sappiamo che non è così, ma cerca di guardare con un occhio oggettivo. Poi è chiaro che l'occhio è sempre soggettivo, però diciamo che c'è un tentativo di essere più oggettivi possibili e di lasciar parlare le cose, ecco, quindi senza mettere il cappello sopra queste persone, perché ognuna di queste persone, appunto, come dicevo, ha una sua storia fantastica, e mettergli un cappello vuol dire raccontare la propria storia. Ecco, io la sovrapposizione dell'autore sulla storia in genere mi è difficilmente sopportabile, in questo caso lo sarebbe stato ancora di più, insomma, sarebbe stata una vera violenza nei confronti di queste persone, sarebbe stato un ricacciarle nell'invisibilità. Orribile. Sì, infatti adesso che apparentemente avrei terminato con la mostra e con il libro, in realtà mi manca, ma continuerò a fotografarli, anche se poi il libro ormai è chiuso, quindi almeno per il momento così rimane. Ma no, è stato bellissimo, assolutamente, soprattutto per me, abituato a anch'io stare in una scatola, magari facendo delle cose gratificanti come quello di dipingere, disegnare, leggere libri, fare delle ricerche, ecco, insomma, quindi utilizzando la tecnica dell'immagine, però quello di uscire nel mondo e incontrare queste pillole di storie, emozioni, è stato fantastico. Thank you.